Buona parte della fisica è descritta dalle funzioni circolari seno e coseno. Pensiamo a tutti i fenomeni ondulatori. C'è una formula che è stata definita addirittura un gioiello per la sua bellezza, che collega le funzioni seno e coseno alla funzione esponenziale con esponente immaginario. È la formula di Eulero. E alla I alfa è uguale a coseno di alfa più I seno di alfa. Dimostrare questa formula è abbastanza facile, ma non è facile cogliere il significato. Perché questa funzione esponenziale può essere snocciolata in due componenti di tipo sinusoidale? Consideriamo lo sviluppo in serie della funzione coseno. Si comprende facilmente il significato in modo intuitivo, perché partendo dalla funzione costante 1 e aggiungendo i termini della serie, man mano che cresce il valore di n pari, la funzione approssimata si modella sulla funzione cosinusoidale per intervalli sempre più ampi dell'argomento reale. Analogamente, partendo dalla funzione x e aggiungendo i termini della serie con n dispari, la funzione approssimata si modella sulla funzione sinusoidale per intervalli sempre più ampi. Lavorando con i numeri reali, la rappresentazione grafica facilita la comprensione. Poi con semplici passaggi algebrici riscriviamo coseno di x più i seno di x utilizzando lo sviluppo in serie e otteniamo lo sviluppo in serie della funzione esponenziale con esponente immaginario. Ora però non è per niente intuitivo cogliere il significato di questa espressione né rappresentarla graficamente. Allora dovremmo fare dei passi, chiederci innanzitutto che significato ha il numero e, poi che significato ha il numero i per poter elevare a potenza con esponente immaginario e poi vedere come è possibile misurare utilizzando i raggi delle circonferenze come unità di misura. Partiamo dal significato del numero e. Facciamo questo esempio. Prendiamo il disegno di una sagoma e la vogliamo fotocopiare con un ingrandimento del 110%. Alla prima fotocopia io otterrò che l'altezza della sagoma è 1 più un decimo rispetto all'originale. Alla seconda fotocopia avrò come risultato 1 più un decimo di 1 più un decimo. E quindi andando avanti a fotocopiare, per esempio alla decima fotocopia, avrò 1 più un decimo alla decima. Posso rappresentare questa situazione usando la funzione esponenziale, usando come base 1 più un decimo e come esponente x e andando a vedere al valore di x uguale a 10 a che numero sono arrivato. A questo punto posso usare un incremento più piccolo, un ventesimo. Allora avrò 1 più un ventesimo alla x e andrò a ispezionare alla ventesima fotocopia qual è l'altezza della sagoma. Mi accorgo che non è cresciuta di molto. Se io continuamente faccio diminuire questi incrementi e vado a ispezionare, per esempio, 1 più un centesimo elevato alla 100, mi accorgo che il risultato che ottengo si avvicina continuamente a un limite che è il numero e. Allora, il numero e possiamo definirlo come il limite di 1 più 1 su x elevato alla x, quando x tende all'infinito. Possiamo anche rappresentare con un grafico questa funzione, che non è la funzione esponenziale, che mi dice ogni volta che scelgo un valore di x qual è il risultato finale ottenuto. Mi chiedo se l'incremento fosse di 2 decimi, quindi 1 più 2 decimi, al decimo passaggio, dove arriverò? Allora posso usare la formula globale e accorgermi che 1 più 2 su x elevato alla x può essere scritto anche come un prodotto. 1 più 2 su x elevato alle x mezzi
moltiplicato per se stesso. Ciascuno di questi due fattori tende a E e quindi il risultato sarà E al quadrato. Lo possiamo vedere osservando il grafico di questa funzione. A questo punto il nostro risultato globale sarà 1 più A su x elevato alla x tende a E elevato all'esponente A. Questo risultato lo terremo presente per le nostre conclusioni.